Rido perché è tipo la terza volta che faccio partire questo video. Vediamo se ce la faccio. La prima mi è passato dietro Joe in mutande, la seconda è andata in bagno. Vediamo se ora riusciamo a farlo senza interruzioni e senza, diciamo, effetti poco speciali e poco piacevoli. E vabbè, c'è un lupo bruttissimo. Mi sono spaventata io, non oso immaginare un bambino. E comunque è quello secondo me più originale perché praticamente è il primo remake. Vabbè, allora, ma allora no, è. Di oggi sono tre libri per bambini scritti dallo stesso autore che è Bruno Munari, pubblicati tutti e tre dalla Edizioni Corraini con un prezzo che varia tra i 9 e i 10 euro. E ve li mostro insieme perché fondamentalmente sono i remake di una stessa storiellina, che è quella di Cappuccetto Rosso. Nello specifico abbiamo Cappuccetto Verde, Cappuccetto Giallo e Cappuccetto Bianco, che non si vede ma c'è il titolo. Allora, sono tre storielle che di base mantengono la stessa impronta della fiaba originale, cioè Cappuccetto che ha sempre questo cestino preparato dalla mamma, deve andare dalla nonna e c'è il lupo che rompe le balle nel mezzo. Però mettono in risalto in particolare il concetto di amicizia, il concetto di ti aiuto quando c'è una situazione, di necessità, di pericolo. C'è sempre in mezzo il discorso della paura, in particolare in quello giallo, insegna a non dar retta agli sconosciuti. Ma allora lo fa apposta. Io spero che voi non sentiate, però è in bagno e continua ad aprirmi l'acqua. vabbè, allora, al primo round ci sta ancora, perché uno dice, vai, un remake un po' originale, bello, interessante, ci siamo, tutto molto colorato, tutto molto bello, il lupo fa paura un sacco. Vabbè, non qui, però fa paura. E ancora ci sta. Devo dire, questo è il mio preferito dei tre. Cappuccetto Giallo è ancora abbastanza originale, anche se già uno dice, va bene, hai già fatto quello verde, cambiamo storia, che il mondo ne è pieno. Però, vabbè, appunto, come ho detto, ha questo discorso del non dar retta agli sconosciuti. Per di più è ambientato comunque in pieno centro città, quindi ha quel lato ancora originale. Quello più deludente, secondo me, è Cappuccetto Bianco. Il primo perché è molto corto. Secondo perché la storia, in un certo senso, mi ha dato l'idea di essere troncata a metà per poi inserire una parte che non si capisce se vuole essere pubblicità per i libri precedenti, oppure una serie di giochi di parole sui colori che però dubito che un bambino dell'asilo possa comprendere. E la cosa che soprattutto mi ha snervata è che 9 euro per una decina di fogli bianchi con due righe scritte. Cioè, veramente? Davvero? È una follia, soprattutto se consideriamo che questo è costato 9 euro, ha un sacco di disegni, un sacco di colore, un sacco di storia a confronto. Cioè, io questo qui onestamente sono rimasta delusa e mi sono sentita presa in giro. Quindi, se devo consigliarvi di comprarli, non lo so, io vi direi di fermarvi forse i primi due, perché quello bianco davvero non aggiunge nulla di nuovo. Peraltro uno dice, ok, ma dopo due cappuccetti basta. Non so se esista anche un cappuccetto blu, non ho capito, perché ho visto su Amazon che c'è una vecchia edizione ormai fu fuori catalogo dove c'è tutti i colori sostanzialmente, ma non ho trovato notizie da nessuna parte di un eventuale volumetto di questo tipo, quindi non saprei dirvi. E quindi non appunto non saprei dirvi, ma penso che lo andrei a recuperare ormai. Che altro? Niente. Basta questo. Fatemi sapere se voi avete bimbi, gliel'avete letti e come risultano questi per i bambini, nel senso qual è la loro reazione se attirano, non lo so. Datemi informazioni al riguardo perché io sostanzialmente li ho presi dietro consiglio perché devo andare in un asilo a fare una specie di progetto, raccontare una storia inventata da me con Joe. E quindi vabbè, li ho letti principalmente perché appunto avevo bisogno di capire come ci si pone
ad un bambino, visto che io comunque non ho contatti con bambini, nel senso mia cugina più piccola con cui ho rapporti ha 15 anni, quindi capite che è un po' fuori da questo target. Quindi appunto avevo bisogno di capire come rivolgersi a un bambino, quali vocaboli utilizzare, eccetera. Niente, dopo questo chiudo perché sì, devo anche scappare e niente, attendo vostre informazioni al riguardo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!